dalla redazione, nuovo appuntamento con il notiziario a carattere locale di Siena TV Base. Ieri mattina al del popolo di Colle Valdezza si è svolto il convegno Il piano paesaggistico regionale, le politiche di governo del territorio, organizzato dagli architetti, dai geometri, dai periti industriali e dagli agronomi della provincia di Siena, che si dicono contrari al PIT voluto dalla regione Toscana. Per gli ordini e i collegi coinvolti, l'applicazione di questo piano rischierebbe di congelare e museificare un territorio senza invece individuare le misure necessarie a far sì che regole migliori di rispetto e di difesa del territorio facciano pervenire alle future generazioni tale patrimonio attraverso la salvaguardia di quelle attività agricole, socio-economiche ed artigianali in grado di renderlo vivo e dinamico. Massimo Pettorali, presidente del collegio. Ci siamo sentiti un po' sicuramente tagliati fuori da questo strumento urbanistico che fa parte del nostro territorio e che comunque condizionerà il nostro territorio nei prossimi almeno 15 anni. Uno strumento urbanistico importante, uno strumento urbanistico che condizionerà appunto il nostro costruire, il nostro territorio, uno strumento urbanistico che sta da oltre 3.500 pagine, 3.500 pagine, per cui già la sua stesura, visto che oggi ci si riempie tanto la bocca di sburocratizzazione, le sue 3.500 pagine sono praticamente già di per sé illeggibili, con all'interno una marea di criticità.